non sei il mio tipo. Troppi muscoli. Ma se hai le dracme, possiamo trovare un accordo. Tespi ha detto che ti avrei trovato qui. Ah, il mio caro Tespi, un artista in molti ambiti. Ma torniamo a noi. Credevo che tu fossi il grande amore di Tespi. Quello è amore. Questi sono affari. Cosa ti piace fare? No, Tespi vuole che tu lo raggiunga. Vuole che lo aiuti per lo spettacolo di domani. Tespi adora andare in scena. Ma stavolta lo farà senza il mio aiuto. Ma tu sei la sua musa? Il comandante Rexenore vuole che stia alla larga da Tespi in questo periodo. Altrimenti ne andrà della mia vita. Ho sentito parlare molto di questo comandante Rexenore. È uno degli scagnozzi preferiti di Cleone. Ho sentito qualche storia dalle ragazze. Gli piace travestirsi. Ha un mantello e una maschera. È anche molto violento. Mi dispiace. Comanda la guarnigione locale. I suoi uomini sono sempre qui. Se mi assentassi, lo scoprirebbe subito. Perché il comandante ti ha minacciato? Per quello stupido spettacolo. Fanno tutto il possibile per proteggere l'immagine di Cleone. Persino minacciare te. Gli attori sono tipi superstiziosi. Il comandante Rexenore sa che Tespi non reciterà se la sua musa non sarà lì presente ad aspettarlo. Non temere, mi occuperò del comandante Rexenore. Non capisci che razza di bastardo sia. Non è un semplice soldato ateniese. Che intendi? Incontri segreti, strani ospiti, mi dai brividi. Dovrai ucciderlo. Non c'è altro modo. Se lo faccio, aiuterai Tespi? Sarà un vero piacere. Dove trovo il comandante? Negli alloggi dall'altra parte della strada, a nord. Le ragazze devono andare da lui quando vuole i nostri servigi. Non ha l'energia per venire fino a qui. Puoi descriverlo? Indossa uno di quegli stupidi elmi enormi. Compensa altre carenze. Non temere, mi occuperò di lui. Portami la sua piccola spada come prova. Ah, tornerò presto. Nessuno può dirsi felice prima della morte. Fino ad allora non c'è felicità, solo fortuna. Non restano molti dubbi. Pare che Rexenore stia con la setta di Cosmos.